detto che ero felice. Amore. Amore. Che c'è? Devo dire una cosa. Che è successo? Tu lo sai che tra un po' saremo in tre. Come in tre? Veramente? E così me lo dici? E quando? Domani mattina arriva mamma alla stazione alle 6, la devi andare a prendere. Io sto andando, tranquillo. Madonna, voglio quando si mettono proprio, cioè io sto facendo il funerale, mi chiamano per il torneo di burraco. Ho detto che vado, non è che fa scrividoni, cioè voglio dire, però aspettate che finisce, che se il funerale si prolunga. Giustamente. Guarda, io ho bisogno di parlare un attimo, lei non è che va di fretta. Ma te l'ho detto, il torneo, cioè non è. Allora, non andare proprio, non mi sta bene. No, non è giusto, non voglio dire. Allora, io ho un consiglio, perché ho un piccolo problema con mio marito. Cioè, in realtà. Allora, di questo ne parliamo alla catechesi, perché i problemi, cioè, non è giusto, guarda, che non è giusto. Ogni in questo paese viene una cosa assurda. Ognuno di voi viene i problemi col marito, quante volte io anche nel diciamo prima del matrimonio dico affrontate il matrimonio in una certa maniera, sappiate che è una cosa importante nella famiglia, il matrimonio deve regnare l'amore. Ma è bravo, ecco l'amore, quello è il problema. Allora io voglio un consiglio, come faccio a fare l'amore senza il pericolo dei figli? E mandali a casa della zia. Un mezzo che c'è una mezza ursa, sta nel fatto che l'unica zia che tengo sta a Milano. Infatti, un altro, cioè io. Mandali a casa la nonna, no, mandali a casa qualche luce, cioè, non lo dico, cioè li mandi mezz'ora, non fai quello che devi fare e li richiami. E non pensi che. Che si mette una spiegazione. Vorrei chiarire, c'è stato un fraintendimento. Ehi, lascia fare un torneo di burraco, per piacere, poi ne parliamo con le chiese, va bene? Anche se vedono loro, non è che. Vabbè. Lasciamo su per il burraccio. Dimmi, Marilina, ti ascolto. C'è una faccia che non mi piace. Sono preoccupata, ho fatto il test di gravidanza. Sto incinta, e questa è la seconda volta. Sinceramente. Dimmi cosa avevo successo, ma che cosa, incinta la seconda volta, c'è maffa. Allora, sono due! Bello, ancora ti sforzi, stai ancora ti sforzi. Allora, su, secondo te, cosa la dici, personalmente? Io sono avuto 10 figli. 10 figli? Cacce. Sinceramente non l'avrei detto dal fisico. Vabbè, che c'è? Comunque non ti invidio, Ma io invece sono felice e sono contento perché sono una femmina che mi sono da sempre da fare. Siccome ho poca fantasia, dammi un'idea, come hai chiamato i tuoi figli? Gennarino. Vabbè, uno. E gli altri? Gennarino, io non che mi piaceva. E allora sono messa tutte le disponibili, ma sono approfittato e sono stato felice, tutti guarda. E vabbè, scusi, come fai a distinguerli l'uno dall'altro? Li chiamo per cognome. Gennarino a Brescia, Gennarino la Sorsa, Gennarino la Gattolla, Gennarino a Battesciano, Gennarino... Si capita, Mariolina. Ma guarda, non l'avrei detto, Mariolina. Vabbè, non l'avresti detto, per forza, la degradazione della nascita, dove sta? Che non lo nasco E ci hai pensato tu? Da questa sfaticatezza vostra che tenete, mamma mia. Mi piace, andiamo. Tutto, su, sfotando. Tu devi stare belle parole, ha detto belle parole al momento giusto, finalmente ci voleva una chiarificazione. Perché cos'è? L'Europa Unita? Beh, in che cosa consiste questa Europa Unita? È più chiaro di così, l'Europa Unita, vabbè, noi che viaggiamo da qui, l'Europa Unita, cioè ormai non ci sono più barriere, non c'è più, capito? Quello che puoi fare in Italia lo puoi fare anche negli altri paesi dell'Europa. Veramente? Eh sì. Cioè, quello che fa in Italia lo puoi fare in Europa? Per esempio, se uno è disoccupato a Cerignola, può andare a fare il disoccupato a Stoccolma. Ma stai chiuda, così. Vedi le parole semplici? Non so, cioè, tu pensi io devo perdere tutto questo tempo per aspettare un treno. Hai detto? Uffa. Scusi? A me? E a ci, siamo tutte e due. Ma il treno per Monopoli quando arriva? Deve calcolare più o meno ancora 10 minuti, un quarto d'ora. Ancora 10 minuti? È un'ora che sto qua, io ho fretta. E ci dai, dici, va l'incontro. E va. Vado io? E va, va. C'è la parrucchiera che non mi è venuta stamattina. Allora, casino. Prego. Senta, vorrei un profumo che faccia letteralmente impazzire mio marito. Sì, impazzire, marito, giustamente. Aspetta che stanno. Dove stanno? Questo lo farà impazzire.
molto sexy? No, è molto costoso. Andate, ma poi tu prezzo sconto. Pazzesce. Un attimo, scusa, che cos'è di fretta? Un secondo solo, qua c'è la vedova, scusa. Che cosa? Mica è morto nessuno, scusa. Vabbè, è un po' di delicatezza. Puoi drammatizzare un po'. Senti, allora, vuoi baciarlo prima di metterlo dentro? Guarda, devo che... Che senti? Ci sono dite? Le stesse parole che mi diceva lui. Mettere cattivo, vuol dire parola. Alice, alla palestra la devo accompagnare io la bambina. Perlomeno al catechismo l'accompagni tu, così io posso tornare a casa, metto la lavatrice e scendo. Sì, vabbè, al catechismo poi... la posso anche accompagnare, però baschena così, non è che posso fare tutte queste... Eh sì, vabbè, ma non credere che la mia giornata è finita là perché poi devo andare a fare la spesa al supermercato. Comunque sia, volevo dire, non è che so come a te... Amore, ma perché stai camminando gobbo? Andiamo, ma sta... Che cos'è? Che succede? Senti, che la gente sta... Sono cagato sotto. Ti sei cagato sotto? Madonna, sa. Vabbè, ma adesso puoi anche camminare normale, però. È mica finito. Mamma, non mangiate niente? No, tengo il ghimone allo stomaco. Ah. Mamma, come sono nata io? E come sei nata tu? Ma è normale. Un giorno una bella e grande aquila, svolazzando intorno a casa, lasciò un fagottino sulla mia finestra. E quel fagottino eri tu! L'aquila. Invece a me chi mi ha portato? Tu sei stato portato da un enorme condor. Il condor. Invece io come sono nata, mamma? Un giorno una elegantissima cicogna, e anche lei svolazzava e ha lasciato sul davanzale della mia finestra questo fagottino che eri tu. La cicogna. Io l'avevo sempre pensato che si trattava di tre uccelli diversi. La cicogna, il condor, il fruschetto, la saietta, non vecchio. Biglietti, buongiorno, biglietti, prego. Mi scusi, ma questo biglietto è per Palermo. Palermo, me? Questo treno sta andando a Venezia. Mannaggia la miseria. Vuoi dire che è la prima volta che il conducente sbaglia strada? Sbagliate strada, proprio quanto dietro. Peppino! Peppino!